giorni intensi e toccanti in Polonia, Cracovia, Birkenau e Auschwitz. Il viaggio della memoria 2012 ha coinvolto 650 persone tra studenti e professori. Il quartiere ebraico Kashmir, la sinagoga di Cracovia e poi i campi di concentramento e sterminio. Il posto in cui i vivi venivano traghettati nel mondo dei morti, come ripetono spesso i reduci Piero Terracina, Sami Modiano e le sorelle Andra e Tatiana Bucci. Attraverso le parole e il ricordo dei sopravvissuti, gli studenti di Roma e provincia hanno provato a capire la follia degli anni bui, quelli della furia nazista. A guidare gli studenti nel percorso della memoria il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e l'assessore alla scuola, Paola Rita Stella. Sì, siamo a Roma e provincia, quasi 100 scuole, intorno alle 100 scuole, e infine con altri ragazzi e ragazze di Potenza siamo oltre le 650 persone. E la cosa più importante da dire è che questi viaggi vanno considerati come parte integrante dell'offerta formativa che bisogna fare nei confronti dei ragazzi, non è una parentesi. La scuola serve per imparare a far di conto, per scrivere A con l'H e A senza H, ma soprattutto serve a formare le persone. E quindi questi viaggi che si ripetono, certo, tutti gli anni, però hanno ognuno una storia a sé, perché si rivolgono all'anima, alla coscienza delle persone. La cosa più bella non è solo la tensione emotiva che si respira nel viaggio, ma quanto rimane in tutti loro dopo questo viaggio e nel lavoro che poi faranno da domani nelle loro scuole. Io mi auguro che, come tutti gli altri anni, quando siamo venuti come provincia di Roma, ormai questo è il quarto viaggio, credo che questi ragazzi abbiano un'esperienza più unica che rara, in quanto hanno una lezione di storia proprio particolare, avendo la possibilità di vedere non soltanto i luoghi della tragedia della Shoah, ma soprattutto la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle quelle pene, quegli orrori. E quindi credo che in loro avranno sempre un ricordo vivo e quindi potranno con questo avere più coscienza e più conoscenza della storia di quello che è successo. Accompagnati dalle parole spesso commosse dei sopravvissuti e dalle ricostruzioni storiche del presidente della Fondazione Museo della Shoah, Marcello Pezzetti, i ragazzi hanno visitato i due campi, storie, paure e racconti del dolore, come quello di Sami Modiano, che a Birkenau ha visto morire prima la sorella e poi il padre. Ma una sera mi ha detto, dopo aver saputo che mia sorella Lucia non ce l'aveva fatta, lui si è abbandonato, si è lasciato andare. Aveva capito che non era più importante continuare a vivere, aveva capito che aveva perso la sua figliola, che lui ha difeso con i denti nella rampa della morte, che l'avevano gonfiato di botte. Ha deciso di farla finita in modo molto semplice. Prima di tutto mi ha detto: stammi vicino oggi, non andare via subito. Cosa che lui non faceva mai, mi diceva piuttosto vai a coricarti perché domani ti aspetta. Quella sera mi ha detto rimani un pochettino con me. E io sono rimasto, avevo capito che mio papà voleva dirmi qualche cosa. Ma lui mi guardava, non si decideva a parlare, poi sono stato io a speronarlo, dirgli ma papà perché sei oggi così diverso dagli altre serate? Mi ha detto avvicinati, domani quando verrai qui non mi troverai. Io ho detto perché? Perché mi presenterò all'ambulatorio. Entrare nell'ambulatorio di un campo di sterminio significava scegliere la camera a gas, voleva dire firmare per la morte, la fine come unica via d'uscita dall'orrore dei lager. È inquietante perché alla fine ti domandi, cioè, davvero quale sia il limite dell'uomo, nel senso quanto un uomo può essere brutale. E alla fine cosa può arrivare a fare in base alla sua brutalità? È stato un viaggio che mi ha dato qualcosa e che penso che tutti quanti, se vengono scelti, lo dovrebbero fare e non preoccuparsi della paura, dell'angoscia o di rimanere in un certo senso segnati, perché alla fine sì, ti segna, però gli possiamo attribuire una valenza positiva. È stato bello anche sentire le esperienze di chi ha vissuto queste cose, di chi c'è veramente stato, di chi ha visto appunto la crudeltà che può esserci in un uomo, che appunto un uomo può avere. E appunto è stato comunque emozionante vederli
comunque loro avevano questo coraggio di tornare lì e raccontare la propria storia seguendo gli stessi passi che comunque avevano compiuto anni prima e continuando comunque a soffrire nello stesso modo. Quando lo studiamo a scuola alla fine sono tutti numeri, numeri che si spaventano perché sono enormi, però non ci si rende conto che ogni numero ha un volto. Quando poi al museo vedi le scarpe, i capelli, vedi che ogni numero è una persona, lì ti rendi conto di quanto veramente possa essere stato crudele l'uomo, ma quanto possa nascere nel nostro cuore il disprezzo e la compassione poi perché è sopravvissuto in quei campi, ha avuto il coraggio di testimoniare.